Città della scienza, ecco l'abbraccio di Napoli, protagonisti i bambini. Camorra ha preso Antonio Bastone, il boss di Scampia si nascondeva in un armadio bunker. Caccia la banda del buco, nuovi controlli della polizia nel sottosuolo e a mare. Calcio, Napoli travolto a Verona, la Juventus vince e scappa e ora incombe il Milan. Pallanuoto, turno positivo per le napoletane, vincono Acqua Chiara e Posillipo. Buonasera dalla redazione di TV Luna Napoli. In primo piano ancora il rogo che ha devastato Città della Scienza, una grande mobilitazione caratterizzata dalla presenza dei bambini per il flash mob di solidarietà. 10.000 i partecipanti, colorato il corteo. In serata il commento del governatore della Campania Stefano Caldoro. Città della Scienza risorgerà. Vediamo il servizio d'apertura. Oltre 10.000 persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato al corteo, al successivo flash mob, organizzati a Città della Scienza, grazie soprattutto al tam-tam su Facebook. Un corteo colorato, con i volti sporchi di cenere, tra le mani cartelli colorati e palloncini bianchi, e un grido basta, che è durato un lunghissimo minuto, davanti ai cancelli di Città della Scienza, per manifestare tutto lo sdegno possibile contro chi ha distrutto la struttura incendiandola. Poi tutti a cantare la città di Brucinella, segno di quella voglia di rinascita che sta coinvolgendo tutta la città. All'iniziativa c'erano tanti bambini e studenti, ad accompagnarli colorati e festosi, con striscioni e manifesti, c'era il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Unica certezza, ha detto il primo cittadino, è che la nuova città della scienza si farà a Bagnoli. Faccio un appello al governo per i fondi che attendiamo da destinare alla bonifica perché finora siamo rimasti soli. Secondo De Magistris è con la cultura che si sconfigge la criminalità e il museo di Città della Scienza, andato in fumo il 4 marzo, rappresentava proprio questo. Tanti gli slogan gridati dai cittadini che con i loro figli hanno voluto portare solidarietà ai lavoratori della struttura e a tutte le persone che da anni promuovono la scienza dopo quasi un secolo di convivenza con l'ex acciaieria dell'Italside di Bagnoli. Commossi i dirigenti della Fondazione IDIS in corteo con i dipendenti. Questi sono segnali di grandissimo amore dei napoletani, ha detto Vittorio Silvestrini, presidente della Fondazione IDIS. Il direttore generale della Città della Scienza, Luigi Amodio, ha voluto ricordare che l'incendio è stato un danno soprattutto per i bambini. Allora è stato fatto il male più grande, ci stanno chiedendo di ricostruire e lo faremo. Città della Scienza è un'eccellenza, è una straordinaria realtà che è nata in un momento nel quale a Napoli non nasceva nulla, quindi merito a Silvestrini, a tutti i suoi collaboratori, a tutti quelli che allora hanno creduto in questa scelta. E oggi bisogna difenderla, bisogna fare in modo che si realizzi, che i tempi si accorcino. Abbiamo trovato le risorse, non è una cosa facile. Quindi credo merita l'istituzione di essere riusciti a trovare le risorse in tempi rapidissimi e quindi per dare una risposta immediata alla città. E sull'incendio di origine dolosa che ha devastato Città della Scienza è intervenuto oggi anche Raffaele Cantone, magistrato antimafia, secondo cui a causare il rogo non sarebbe stata la malavita.
Veniamo adesso alla cronaca. Ha preso Antonio Bastone, il boss degli scissionisti, nel suo nascondiglio a Mugnano, un vero e proprio bunker. Il blitz nella notte ad opera della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Antonio Bastone, elemento di primo piano del clan Abete, abbinante notturno, uno dei due gruppi che hanno dato vita alla faida di Scampia, ritenuto responsabile di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, è stato arrestato in un blitz interforze a Mugnano. Bastone, 33 anni, era sfuggito all'esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso lo scorso 15 gennaio dal GIP Valerio Natale. Proprio a Mugnano, il boss era stato arrestato nel 2009 in una precedente operazione per altre vicende giudiziarie, poi era riuscito a sfuggire a un primo tentativo di cattura il 26 febbraio scorso, quando per quel provvedimento restrittivo sono state arrestate altre 5 persone. Il blitz durante la notte, con l'intervento del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata di Roma e del Nucleo di Polizia Tributaria GICO di Napoli, con la collaborazione dei carabinieri del ROS di Napoli. Il blitz è stato iniziato e portato a termine intorno alla mezzanotte, quando l'uomo è entrato in una villetta a due piani nella quale avrebbe incontrato i propri familiari, ma non è riuscito a rifugiarsi in un nascondiglio bunker ricavato alle spalle di una cabina armadio in camera da letto. L'apertura del bunker, di 2 metri per 2, era azionata da un telecomando e lo collegava con la camera da letto. Il gruppo Bastone, un sodalizio a struttura prevalentemente familiare, dedito al traffico di stupefacenti egemone nel lotto G di Scampia e in rapporti con i gruppi di narcotrafficanti colombiani di stanza in Spagna, Olanda e nelle principali regioni colombiane. In particolare, un'indagine dei carabinieri che fotografa la situazione fino al 2009 mostra i suoi rapporti diretti con il narcotrafficante Lionello Davide Ramos Lucan, referente all'organizzazione sudamericana Bloque Central Bolívar delle Autodefensas Unidas de Colombia. Gli agenti invece della Questura di Napoli hanno arrestato oggi Vincenzo Garofalo, 41 anni, latitante. L'uomo è stato condannato all'ergastolo per omicidio aggravato. Una settimana dal crollo alla riviera di Chiaia, via ai lavori in sicurezza. Per noi Taisia Raio. 7 giorni dal crollo al civico 72 della riviera di Chiaia. Cominciano infatti i lavori per tornare alla normalità. Questa mattina l'area interdetta è stata estesa al civico 93 e la polizia municipale ha deviato anche il traffico pedonale al di là della villa comunale per permettere ai vigili del fuoco e agli operai di cominciare le operazioni per la messa in sicurezza della zona. Anche il comune di Napoli, dopo l'ansaldo, ha intanto depositato in procura una richiesta di dissequestro dell'edificio parzialmente crollato lunedì scorso, allegando il progetto per i primi interventi di messa in sicurezza. Questi interventi, a quanto si è appreso, riguardano l'abbattimento controllato di alcune parti dell'edificio, tra cui pareti e cornicioni, e la realizzazione sotto le fondamenta di un masso di cemento che consolidi la struttura. I vigili del fuoco scaveranno lungo la riviera di Chiaia una serie di pozzi profondi circa 25 metri e poi li riempiranno di cemento. Il rischio di nuovi crolli infatti è piuttosto consistente, perciò bisogna mettersi subito al lavoro anche in vista dell'ondata di maltempo che dovrebbe colpire la città di Napoli da giovedì. Ecco, il Comune a questo proposito ha istituito un'unità di crisi, mentre i consulenti della Procura hanno giudicato non idoneo il progetto presentato nella serata di ieri dal Comune di Napoli per la messa in sicurezza dell'edificio crollato. Ed eccoci alla nostra rubrica Fischi Applausi. Vediamo chi si è contraddistinto in negativo e in positivo oggi, 11 marzo. Fischi per Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Un imprenditore acquista uno spazio su un giornale per spiegare perché rischia di saltare a Ponticelli l'apertura di Decathlon, catena specializzata in attrezzature e abbigliamento sportivi. Nella lettera aperta Fulvio Matteoni denuncia l'immobilismo del comune, problemi di autorizzazione e burocrazia a fronte di 150 posti di lavoro. Applausi per Giovanni Corona, PM della Procura di Napoli. Al lavoro di domenica con la collega Fabrizia Pavani per studiare le carte del crollo alla riviera di Chiaia. I magistrati hanno disposto il dissequestro del cantiere del metrò per consentire ad Ansaldo, aggiudicataria dell'appalto per la costruzione della metropolitana, di avviare subito i lavori per la riparazione della falla, una decisione tempestiva.
Il maestro Riccardo Muti a Napoli per ricevere la laurea honoris causa dall'Istituto Orientale a Napoli. Ha ricordato i momenti belli e l'attaccamento alla sua città. Poi un ricordo privato quando 3 anni fa tornò al suo ex liceo il classico Vittorio Emanuele II. Nuova operazione Aracne organizzata dall'ufficio prevenzione della Questura per ispezionare i cunicoli utilizzati dalla cosiddetta banda del buco. Salvatore Manna. Una domenica di controlli a Napoli grazie all'operazione Aracne, che ormai è diventato un appuntamento fisso ogni fine settimana per l'ufficio prevenzione generale della Questura per individuare progetti e itinerari della cosiddetta banda del buco. All'opera i sommozzatori in cerca di eventuali fori nel sottosuolo. Sabato erano stati scoperti 2 tentativi di furto in una ricevitoria e una gioielleria, ma si è affiancata anche l'attività di controllo in superficie degli agenti delle volanti del nucleo Como Torino e dei motociclisti del Nibbio, che hanno effettuato numerosi posti di blocco e di controllo, nel corso dei quali sono state identificate nella domenica 458 persone, 130 delle quali con precedenti penali di polizia, e hanno controllato 140 autovetture e 83 motoveicoli, sequestrandone 20 in via amministrativa. La polizia ha elevato 80 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, sequestrando 5 carte di circolazione ed altrettante patenti. Particolari controlli sono stati effettuati nelle zone a traffico limitato, con l'ausilio del cane antirapina Nasco, già utilizzato nelle scorse settimane per la prevenzione dei reati di strada, e del reparto a cavallo, la cui attività si è svolta soprattutto all'interno dei parchi pubblici, anche per scongiurare eventuali atti vandalici. Gli agenti dei Nibbio, nella tarda serata di ieri, hanno arrestato 2 persone per evasione dagli arresti domiciliari. L'attività di prevenzione non si è limitata al sottosuolo e alla superficie, ma ha interessato anche le acque del Golfo, con l'impiego degli agenti della squadra nautica, che con la volante del mare hanno operato controlli delle imbarcazioni e dei loro occupanti. Il senatore Sergio De Gregorio è arrivato a Roma in procura per essere ascoltato nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta compravendita di senatori che sarebbe avvenuto nel 2010 in concomitanza col voto di fiducia al governo Berlusconi. Accade oggi, curiosità e aneddoti dal passato. Marzo 2002, a 6 mesi dall'attentato alle Torri Gemelle di New York, nello spazio dove sorgeva il World Trade Center, viene inaugurato un doppio fascio di luce rivolto verso il cielo per ricordare i grattacieli crollati. Mercato tutto pronto per l'acquisto di Diakité, il difensore in scadenza di contratto con la Lazio dovrebbe firmare entro la fine della settimana l'accordo con il Napoli. Gioca bene ma perde a Bari invece la Juve Stabia, che giovedì andrà in ritiro. Riprende la preparazione della Juve Stabia dopo la pesante sconfitta di sabato contro il Bari al San Nicola, una sconfitta che il tecnico gialloblu Braglia non riesce ancora a digerire. Ho la sensazione che gli avversari vadano in campo più arrabbiati di noi, afferma l'allenatore delle Vespe, che poi annuncia: giovedì andremo in ritiro, voglio stare un po' con i miei giocatori, spiega un Braglia ottimista nonostante il KO in Puglia. Presto ci tireremo fuori dai guai, dichiara l'allenatore. Abbiamo disputato delle buone partite quando mancavano diversi giocatori. Adesso che abbiamo recuperato quasi tutti non faremo più sconti a nessuno. E in effetti neanche contro i Galletti ha sfigurato la Juve Stabia, pericolosa in avvio prima con una sassata di Sasa Bruno e poi con un tiro al volo di Baldanzeddu. Reagiscono i padroni di casa con Junco, la cui incornata si stampa sul legno trasversale. Poi l'iniziativa passa di nuovo alla Juve Stabia, che con Scognamiglio impegna il numero 1 del Bari, che chiude dunque nella propria metà campo il primo tempo. Ma in avvio di ripresa, al 52esimo per la precisione, i pugliesi riescono a sbloccare il risultato con l'attaccante ivoriano Tallo, bravo a concretizzare di testa uno spunto offensivo di Rossi sull'auto mancino. Le Vespe non si scoraggiano e nei minuti successivi sfiorano il pareggio con Zito e con Bakogu. Provvidenziale in entrambe le circostanze è l'intervento dell'estremo difensore dei Galletti, Lamanna, e proprio nel momento migliore della Juve Stabia il Bari raddoppia. All'82esimo Pedato chiama all'uscita Seculin, la cui respinta diventa un assist per Tallo, che a porta vuota realizza la sua seconda rete con la maglia del Bari, chiudendo di fatto il match.
E sabato la Juve Stabia affronterà l'Ascoli, che due giorni fa in casa ha perso 2-1 contro l'Empoli. Sogna invece l'Avellino, che nel girone B di prima divisione aggancia la vetta della classifica. Vince e vola l'Avellino nel girone B di prima divisione. Tra le mura dello stadio Partenio, gli Irpini battono 1-0 il Viareggio grazie alla rete siglata da De Angelis a 6 minuti dallo scadere del tempo regolamentare e sorpassano così in vetta la classifica la capolista latina allenata dall'ex partenopeo Pecchia, fermato in casa dall'Andria e adesso a un punto dai biancoverdi, ma con ancora la gara contro la Paganesi al Torre da recuperare. Vince 1-0 anche la Nocerina di Auteri nell'atteso derby contro gli Azzurro Stellati di Grassadonia, disputato a porte chiuse all'Arena Garibaldi di Pisa, dove decide il match la marcatura di Baldan dopo 18 minuti di gioco, che regala ai rossoneri i 3 punti e la terza piazza del girone B di prima divisione. In zona playoff si affaccia pure il Benevento. Dopo il pareggio contro l'Andria, i giallorossi tornano a giocare davanti al pubblico amico del Ciro Vigorito, dove si impongono di misura sul Sorrento nell'altro derby campano della 23esima giornata. Di Germinale sul rigore è l'unica marcatura della partita, che proietta i Sanniti al 5° posto in classifica anche in virtù del pareggio del Frosinone a Barletta e fa sprofondare sempre di più i costieri. Le prossime 7 partite saranno per noi come 7 finali, così Bruno, centrocampista della Nocerina, che dopo la vittoria contro la Paganese inizia a credere nel ritorno in B. Veniamo adesso alla pallanuoto, torna al successo il Posillipo di Mauro Occhiello, che si sbarazza di un'ostica a Lazio col punteggio di 11-8, il servizio di Gianluca Leo. Torna la vittoria il Circo Nautico Posillipo, che conquista 3 punti fondamentali contro un'ostica Lazio che alza bandiera bianca solo negli ultimi 7 minuti di gioco. I primi 3 parziali infatti terminano tutti sul punteggio di parità 2-2, 1-1, 2-2. Nell'ultimo quarto sono gli ospiti che aprono le marcature con Matteo Gitto. La Lazio sembra aver tutta l'intenzione di mettere a segno un clamoroso arrembaggio alla Scandone di Napoli, ma non hanno ancora fatto i conti con i nazionali Gallo e Baraldi, che ristabiliscono l'equilibrio. Gli Aquilotti avrebbero potuto portarsi anche sul doppio vantaggio in apertura di quarta frazione se solo il portiere dei napoletani negri non avesse negato la gioia del gol all'ex Visnova e Civitavecchia di Rocco. Ad affondare definitivamente il sottomarino biancoceleste sono Renzuto, Totta e nuovamente Gallo, che piazzano la lungo vincente regalando loro la vittoria. Il punteggio finale di 11-8 viene fissato definitivamente dalle 2 reti dei laziali Sebastianutti e Gitto. Soddisfatto a fine gara il tecnico dei partenopei Occhiello. Complimenti alla Lazio, che è riuscita a condizionare il nostro gioco per 3/4 dell'incontro. Poi però nell'ultimo tempo i miei ragazzi hanno messo in acqua il carattere e siamo riusciti a condurre in porto un match non facile contro una squadra spigolosa e molto ben preparata. Posillipo che resta in 5ª posizione a quota 27 punti, Lazio che invece resta al 9° posto con il nervi alle spalle ad un solo punto di distacco. Il prossimo weekend i laziali saranno impegnati contro i campioni d'Italia ed Europa della Prorecco, mentre il Posillipo sarà di scena al Boschetto contro il Camogli Fanalino di Coda. E sempre nel massimo campionato di pallanuoto, la Carpisa Yamamaya Acquachiara espugna la Vasca di Quartus Antelena battendo 5-3 i padroni di casa della Promogest. Bene, questa è la nostra ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo, per ulteriori approfondimenti e news, il nostro sito lunaset.it, il profilo Facebook Campania Lunaset. L'informazione di TV Luna Napoli torna puntuale domani alle 13.45. Grazie per l'attenzione, adesso le previsioni del tempo. Buona serata. Ciao a tutti da Edoardo Ferrara. Ci attende un martedì spiccatamente instabile su diverse aree del paese a causa di una recidiva circolazione ciclonica che continuerà a pilotare umide correnti occidentali o sudoccidentali, che penalizzeranno soprattutto il nord e i versanti tirrenici. Andiamo a vedere le temperature partendo dai valori minimi, che non subiranno sostanziali variazioni da nord a sud, mantenendosi su valori molto miti sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda invece le massime, ci attendiamo un lieve calo, soprattutto al nord e sui versanti tirrenici, ma ancora su
valori piuttosto miti. Entriamo ora nel dettaglio previsionale partendo dal nord Italia, che vedrà una giornata spiccatamente instabile, soprattutto sui settori di nord-est, ma anche sulla Lombardia e sulle Alpi, con neve sui contrafforti alpini inizialmente oltre i 900-1000 metri, ma rialzano nel corso della giornata. Andiamo ora alle regioni del centro, che vedranno un tempo marcatamente instabile, soprattutto sui settori tirrenici, con piogge anche qualche temporale in avanzamento dal mare, mentre prevarranno inizialmente alcune schiarite sui settori adriatici, ma con qualche rovescio anche su questi settori entro il pomeriggio sera. Andando infine alle regioni meridionali, notiamo anche qui piogge e temporali sparsi in avanzamento soprattutto su Sicilia e settori tirrenici, inizialmente più soleggiato sui settori adriatici, anche se qualche isolato temporale non si esclude entro il pomeriggio sera. Tempo infine marcatamente instabile anche sulla Sardegna, con fenomeni più probabili sui settori occidentali dell'isola. Per adesso concluso e vi rimando ai prossimi aggiornamenti.